Eccellenza, siamo seduti qui di fronte al presepe, a questa culla vuota che ci annuncia che il Natale non è ancora arrivato, ma che è veramente alle porte. E lei proprio in questo sguardo da dedicare alla grotta di Betlemme ha voluto impostare e iniziare il suo messaggio per Natale. Come mai questa scelta di iniziare proprio di lì con tutte le questioni, anche complicate che ci sono, un Natale anche molto particolare per più di una vicissitudine che ha colpito non solo il nostro paese, ma l'intera umanità. Beh, innanzitutto nella fede, perché questo è l'evento che realmente segna in modo particolare la nostra salvezza, la nascita del Figlio di Dio che si fa uomo per noi, ma anche per il fatto che in quella nascita veramente si esprime il senso profondo dell'uomo. E allora richiamarci al presepe, come appunto ho detto nel messaggio, non è un andare semplicemente, sia pure in modo molto bello, molto caldo, ad una scena del passato, ma è fare memoria di quell'evento del passato, decisivo, ripeto, per tutta l'umanità, per oggi viverlo in quella pienezza che è una pienezza che coinvolge, noi dentro la nostra storia. Non dimentichiamoci che a Betlemme la Sacra Famiglia arriva per un censimento, che sembrerebbe un atto lontanissimo da quello che può essere un atto religioso. Però questo è significativo, vuol dire che il Natale ci dice come dentro la nostra storia Dio viene a calarsi, no? E allora come ha assunto quella storia per giungere a Betlemme, anche attraverso un censimento, ecco, assume la nostra storia perché ci richiama e ci pone dentro questa storia come dei soggetti attivi. Ovviamente, ecco, il credente è attivo nella fede, ed è attivo in tutto ciò che questo comporta. Allora, Betlemme, il momento del presepe, la natività, vorrei che veramente richiamassero, come appunto definisce anche il Santo Padre, quella tenerezza di Dio che non è sentimentalismo, è vicinanza, è prossimità, è comunione, e ripeto, nell'evento che stiamo celebrando è salvezza. Ecco, questo Natale appunto con queste vicissitudini, la pandemia, le precauzioni che bisogna prendere, sembrerebbero rendere il Natale meno festoso. In realtà non è così, nel senso che il significato del Natale rimane in tutta la sua pienezza. Anzi, lei ha voluto sottolineare che forse saremo più orientati a coglierne l'essenzialità, mettendo anche un po' da parte per un anno le luci, i negozi, il consumismo, e questo oggettivamente è un modo nuovo, forse un po' più nuovo, di vedere il Natale. Certo, è un momento che richiama tutti a questa semplicità, a questa sobrietà. Ovviamente il Natale è il dono che Dio fa all'uomo, dunque ci dona addirittura a se stesso in suo figlio. Questo non vieta che da parte nostra ci sia la dimensione del dono, che è molto bella, e che anche attorno a questo si possa sviluppare un giusto, adeguato modo per scambiarsi i doni. Non escluso anche quello degli acquisti, che certamente ha un rilievo importante anche nella vita, nel lavoro e di tante persone. Però un richiamo maggiore affinché questo non vada a soffocare l'essenza del Natale. Ecco, allora questo certamente in questo anno particolare si impone in modo molto forte. Questa essenzialità, questa sobrietà e soprattutto quel sapere che non siamo noi a illuminare il Natale, ma è il Natale che illumina noi. Ecco, allora alla luce di questo ci può stare anche tutto il resto, in modo molto bello e quant'altro, ma non in modo capovolto, perché altrimenti lo soffocherebbe e rischieremmo veramente di fare un Natale senza la Natività, che sarebbe una cosa un po' curiosa, perché Natale vuol dire nascita, Natività, e sarebbe un po' come fare la festa senza il festeggiato. Ed è per questo che lei invita tutti ad avere una piccola natività in ogni casa, proprio perché attiri la nostra attenzione, il nostro sguardo e soprattutto il nostro pensiero. Sì, questo è importante perché abbiamo bisogno dei segni.
anche se siamo coscienti che poi il segno è la rappresentazione di una realtà, né l'immediata realtà, però il segno ci rimanda a quella realtà. E noi abbiamo bisogno di questi segni che ravvivino la nostra memoria. Ma come ho detto, non la memoria di un passato, soprattutto la memoria di un fatto, di un avvenimento che si è realizzato nella storia, dunque in questo senso anche nel passato, ma che segna fortemente il nostro presente. Ed è proprio per questo, mi scusi se insisto, perché lei ha voluto sottolineare ancora questo concetto in modo che si capisca bene. Questa natività che è in ogni casa, che lei invita ad mettere in ogni casa, non è la favola del Natale. No, questo è un qualche cosa di più significativo. Certo. Direi che questo è importante. Il Natale, per quanto conservi un po' ancora quell'alone, no? Se vogliamo, di romanticismo, di sentimentalismo, giusto, doveroso, di affettività, però non dimentichiamoci, è un evento storico. Storico che segna la storia, c'è chi lo ha accolto nella fede, c'è chi lo ha rifiutato, ne conosciamo dai Vangeli anche i nomi di chi hanno rifiutato colui che è nato, no? Lungo tutta la sua vita, fino poi al mistero della morte e della resurrezione, però hanno tutti dovuto in qualche maniera impattarsi con questo evento storico. Allora, vedere il Natale come qualcosa che storicamente ha la sua concretezza è estremamente importante. Ecco, non possiamo ridurlo a un mito, né a una fantasia, meno che meno ad una favola. A turbare un po' la nostra tradizione con questa pandemia, con queste precauzioni che bisogna prendere, ci sarà anche una modifica sostanziale, sì, alla veglia della notte di Natale. Però, anche se non si celebrerà nella prossimità della mezzanotte, il significato che noi dobbiamo dare è esattamente identico. Decisamente. Non è che noi dobbiamo andare, diciamo, cronologicamente a guardare l'orologio, ecco, non abbiamo l'ora di nascita del Signore Gesù. Noi festeggiamo la sua nascita. Ovviamente la tradizione ce la consegna alla mezzanotte, ma perché lì inizia il nuovo giorno. Di fatto quello che importa è che nella fede venga celebrato questo evento e soprattutto in momenti come questi, anche se viene anticipato necessariamente, nulla toglie, ecco, semplicemente una questione cronologica, non tocca l'essenza, e anzi direi che in virtù di queste prevenzioni dovute all'epidemia in corso, a maggior ragione deve essere anche letta come un atto di responsabilità e di carità. Ecco, Eccellenza, ogni parrocchia quindi si attrezzerà per garantire, sì, ovviamente la celebrazione, la veglia di Natale, in orari che possono anche essere diversificati, sì, a questo punto, sì, sì, forse, certo, come anche in qualche occasione, certo, anche negli scorsi anni, quindi non c'è niente, no, di drammatico in questa scelta. Consigliamo ovviamente ai nostri telespettatori di informarsi presso le parrocchie l'orario delle sante messe, e soprattutto in alcune messe c'è addirittura la prenotazione, visto i posti limitati, certo, quindi chi intende andare alla messa di mezzanotte di prepararsi per tempo, insomma, sì, la veglia, certo, messa della veglia. Però in cattedrale ci sarà comunque, sì, la veglia. A che ora inizierà? Allora, in cattedrale inizierà alle 20:30. Abbiamo preso questa decisione perché prima c'è la messa vigiliare, anzi a questo proposito invito i fedeli ad utilizzare tutte le tipologie, no, di celebrazione, per cui c'è la vigiliare, c'è la veglia, nel giorno di Natale c'è la messa del mattino, del giorno, poi del pomeriggio. Dunque gli spazi e i tempi per poter partecipare ci sono, bisogna, come diceva lei, organizzarsi, articolare sì. In cattedrale sarà alle 20:30, perché essendo una veglia importante, però diciamo non ha la lunghezza della veglia di Pasqua, per intenderci, nell'arco di circa un'ora neanche può essere celebrata bene e dignitosamente. E allora, iniziando puntualmente alle 20:30,
per le 21 e 20, massimo 21 e 25, la celebrazione termina e i fedeli hanno più di mezz'ora per poter tornare nelle proprie case. Tenuto anche conto che essendo ormai nella zona rossa, le case saranno vicine perché non si può neanche sconfinare fra comuni. E tenendo anche conto quello che è l'invito della Conferenza Episcopale Italiana per i fedeli del possibilmente accedere alla chiesa più vicina. Ecco, non è un obbligo, però è un atto di rispetto, anche per poter permettere poi tutta una serie di organizzazioni, anche celebrative. Insomma, Eccellenza, la partecipazione alla Santa Messa può essere la prefestiva, la vigiliare, Sì, può essere quella della mattina, del mattino del la Natale, veglia, quella del mattino, pomeriggio, pomeriggio, eccetera, eccetera. l'importante è che avvenga in quello spazio La veglia, se proprio non si riesce a partecipare, però noi la garantiremo lì. attraverso Tele Certo, Liguria Sud, quindi se uno certo. vuole vivere anche questa emozione, chiamiamola Certo, così, no, potrà certamente. essere vissuta cogliendo il significato vero della Santa Messa in orari diversi e poi vedendola attraverso la nostra emittente. Da questa messa, diciamo così, deve partire una rinnovata spinta interiore. Qual è il senso di questa affermazione? Ma innanzitutto, ecco, noi dobbiamo riscoprire la bellezza, appunto, come si diceva, del Natale. Quel suo, non solo quel suo messaggio, ma quel suo evento che viene a toccare la vita di ogni uomo e la tocca proprio per un evento di salvezza. È anche bello pensare che attorno a quell'evento noi troviamo gli elementi un po' più semplici ma essenziali, troviamo Maria, Giuseppe, il bambino ovviamente che è il centro, troviamo questo tradizionale asino e bue, poi i pastori, gli angeli. È proprio un richiamo a far memoria, ma una memoria attiva di quei valori che siamo chiamati a riscoprire dentro la nostra vita, che poi sono valori di prossimità, anche di affettività, di comunione, ecco, che attorno a quel bambino nato hanno quasi naturalmente una spinta ad essere vissuti, ma che noi dobbiamo non solo viverli, ma anche poterli trasmettere. Allora è un'accoglienza di un dono ed è l'impegno di far sì che questo dono circoli in mezzo a noi. Chiude questo messaggio ai fedeli con un ragionamento molto concreto. Non si può chiudere l'avvento e aspettare davvero l'arrivo del Natale senza pensare anche alla carità, a chi sta peggio di noi, a chi ha bisogno del nostro aiuto, che non è solo spesso un aiuto di tipo economico, anche se è importante, ma la carità ha molte sfaccettature. Sì. Beh, direi che proprio il Natale, in questa ottica del dono che Dio fa all'uomo, stimola poi l'uomo che riceve questo dono a sua volta a farsi dono. E il gesto della carità è il gesto veramente più bello. Come dice appunto sempre il Santo Padre, anche in questo periodo, facciamoci un dono donando, perché è bello ricevere i doni e nulla vieta che questo sia fatto, non è che. Però è anche altrettanto bello essere vicini in questa prossimità. Prossimità che può andare da chi ha bisogno anche del cibo materiale. Sappiamo quanto opera grande fa la Caritas, Frati di Gaggio, la Mensa 2000, la San Vincenzo, colazioni con il sorriso. Ecco, sono tantissime le persone che si dedicano a questo, ma anche quella carità di prossimità che magari la si vive in famiglia. Avendo quell'attenzione in più, quel momento in più, così di delicatezza, che però crea di fatto un ambiente nuovo. Questo fa bene un po' a tutti e diventa educativo per tutti. Tradizionalmente il ministero pastorale che anche lei ha esercitato nella nostra diocesi ha sempre visto la sua visita sui luoghi di lavoro, alle istituzioni, dove aveva modo anche di cogliere le gioie, ma spesso anche le sofferenze, le preoccupazioni. Ecco, probabilmente queste gioie da una parte, preoccupazioni dall'altra, le sono comunque arrivate. E lei ha voluto dare un messaggio anche alle istituzioni, ai luoghi di lavoro, ai lavoratori in questo momento così delicato, ma nello stesso tempo che non può essere un periodo triste.
Sì, normalmente in questo periodo andavamo a fare una visita, proprio la visita natalizia, e ora per le restrizioni che si sono imposte a causa dell'epidemia non è stato possibile. Il messaggio è sembrato veramente opportuno proprio perché da una parte ho voluto manifestare la vicinanza, dall'altra parte i problemi sono giunti e mi hanno portato a conoscenza di quelli che sono i problemi reali e non sono pochi, ovviamente. Ma nel contempo, a fronte di questo, penso che anche il far risuonare quella voce del Natale, come avveniva a viva voce quando io potevo andare, però farla risuonare nel messaggio, mi è sembrato opportuno, sia come un momento di incoraggiamento, sia come annunzio della fede, ovviamente, del Natale, e sia come presenza di prossimità, perché non venga meno, nonostante il tutto che stiamo vivendo, però che non venga meno questo senso che siamo realmente gli uni vicini agli altri. Ecco, in questo rapporto tra le istituzioni, la società, i luoghi di lavoro, questa situazione così delicata ha fatto emergere un'altra questione assolutamente significativa, che nessuno si salva da solo e che c'è bisogno di questa complementarietà nella società tra. E anche questo lei l'ha voluto rimarcare perché è un significato importante che. Nella disgrazia, tra virgolette, Certo. però questa situazione ci ha insegnato, ci sta insegnando tante cose, se le cogliamo. Sì, ci porta un po' fuori da quel sentire quasi di autonomia e ci fa entrare invece in quel sentire di comunione, che di per sé poi di fatto viviamo, però non sempre ce ne accorgiamo perché pensiamo che in fondo per accendere la luce sia sufficiente schiacciare un interruttore, il che è vero. Ma perché dietro a quell'interruttore c'è chi a sua volta sta lavorando, perché possiamo avere questa luce. Ecco, questo per fare un esempio banalissimo, ma questo avviene un po' in tutte le cose della nostra vita. E allora il prenderci in carico gli uni con gli altri vuol dire veramente riscoprire un cammino comune dell'umanità e anche un valore comune dell'umanità, che in modo particolare in momenti così critici può essere riscoperto, può essere, perché se non siamo attenti rischiamo di non cogliere neanche questo, però se abbiamo l'attenzione doverosa non possiamo non vedere le cose che abbiamo di fronte. Insomma, dal Natale scaturisce un messaggio di speranza grande e l'augurio è proprio quello di avere un futuro che possa essere sereno, Certo. che ci aiuti a entrare in contatto, in rapporto con il Signore. Allora è questo l'augurio che noi le chiediamo di fare ai nostri telespettatori con sue parole, perché sicuramente sapranno cogliere anche l'animo delle persone e rimarrà sicuramente impresso. Certo. Beh, l'augurio tanto è di un Natale sereno, anche se comprendo con tutte le difficoltà e per molti casi anche con tutti i dolori che questo comporta, il periodo comporta. Però guardando alla grotta di Betlemme, noi non siamo di fronte a un'illusione, ma a una speranza concreta. E quando la luce di Betlemme dà speranza concreta, allora veramente si ritrova anche la forza per ripartire, quantomeno per affrontare o perseverare un cammino. A tutti ovviamente l'augurio appunto di un santo Natale, questo mi sembra importante, a tutti ecco la mia benedizione, il mio ricordo, la mia preghiera, chiedendo, anzi radunandoci proprio attorno alla grotta di Betlemme perché la nostra richiesta sia la richiesta comune che tutti noi facciamo al Signore perché presto si possa uscire da questa situazione, ma uscire veramente anche rinnovati. Dunque con quel valore in più per cui tutto sommato, ecco, la luce di Betlemme ha saputo e ha potuto dire qualcosa di nuovo alla nostra esistenza. Eccellenza, noi la ringraziamo, Grazie a voi, buon formuliamo anche a lavoro. lei gli auguri di un santo Natale, perché di questo c'è bisogno, è la vera essenza di questa festa, che deve essere festa anche sotto questo aspetto, del profilo religioso e del crescere interiormente. Certamente, Grazie grazie davvero. anche a voi, a tutta la redazione di Teleliguria Sud e per tutto il lavoro che fate per la diocesi e anche per la città, perché è veramente un grande lavoro. Grazie.